Rossi! Buongiorno. Buongiorno. Dica. Devo fare l'esame. Che idea originale che ha avuto. Cos'è lei? Triennale? Quinquennale? Via, mettiamo triennale. No, aspetti, professore. Senta, un rompacoglioni lei, che numeri so convenzioni! E lo diceva anche Euclide! Sì, però poi non so che dice la signora Bruna in segreteria. Mi importa una sega della segreteria e della signora Bruna! Qui non c'è tempo per le bischerate burocratiche della mia fava! Qui noi si studia la filosofia! Cosa cazzo crede di fare lei? Pensa che lavorerà magari? Beh, si spera, insomma. Speri una sega! Il filosofo deve lucubrare, non deve lavorare! Se ne voleva trovare un lavoro, poteva iscriversi ad ingegneria gestionale! In questa parte del grafico noi andiamo a definire quelle che sono le previsioni di domanda per periodi mensili e per macro categorie di prodotti. E invece in quest'altra parte il fabbisogno in termini di materiali. Mi scusi, vado avanti. No, aspetti. Lo apra. Vuole che lo apra. Lo apra. Cosa c'è scritto? È dell'Enel. È un'offerta di lavoro. È successo di nuovo. Scusi un momento, per favore. Allora, per tutti i responsabili risorse umane nascosti in quest'aula, questo studente non ha ancora terminato il suo ciclo di studi. È chiaro? Capisco l'impazienza di offrirgli un lavoro, ma aspettate almeno che si sia laureato! Oh! Vada avanti! E quindi, dicevamo che... Scusi, giusto un'informazione, ma capita spesso questo tipo di dinamica che... Lei sa chi è Sergio Marchionne? Come no, è il mio guru, ha messo in cassa integrazione tutta la mia famiglia al sud. Sergio Marchionne studiava qui da noi. Non ha fatto in tempo a finire la triennale. Lo hanno portato a Torino. E adesso? La domenica va a giocare a paintball con l'Apoelkan. Mi dica tutto quello che sa sul pensiero di Friedrich Hegel. Sì, comincerei un po' con un'introduzione. Sì. Allora, George William Friedrich Hegel è stato uno dei più importanti filosofi tedeschi di tutti i tempi ed è considerato uno dei fondatori dell'idealismo. Seguendo il lavoro dei suoi predecessori, cioè Fichte e Schelling... Senta! Basta così! Stavo andando bene? No! Ah, e cos'era che non era proprio molto... Niente! Però lei ha studiato su Wikipedia! Che cosa? Lei mi sta ripetendo! La pagina di Wikipedia su Friedrich Hegel! Ma no, professore, ma perché dice così? Perché l'ho scritta io! La pagina di Wikipedia su Friedrich Hegel! La filosofia si studia su testi degli autori, non su Wikipedia! Ma professore, ma io non ho studiato su Wikipedia, davvero? Lei... non sa una sega. Professore. Lei non sa una sega. Professore, la prego, è il mio ultimo esame. Per me è molto importante passarlo. Forse ho trovato un posto come giornalista. La prego, mi faccia un'ultima domanda. No. Lei mi deve dare 400 euro. Che cosa? Vada a un bancomat e ritiri 400 euro. Cosa, mi sta facendo un ricatto? Che cosa? No, questo è un 28. Per il 30 chiedo 500. Ma stiamo scherzando? Io vado dal rettore e la denuncio. E io la faccio laurea fra 7 anni. Se preferisce può farmi un bonifico. Scriva, questo è il mio IBAN. I-T-2-8-N-7-0. Professore, io non ce li ho 400 euro. La prego, mi faccia una domanda, un'ultima domanda. E allora ha qualche amica alla quale piacesse legata? Che? Un farricchio, l'ha capito benissimo. Una di quelle fighette che vanno al Festival della Filosofia all'Auditorium, girano coi libri in Audi nella borsa e poi la sera vanno puppa a fave alle serate d'elettronica. Le filosofe con piercing sulla sopa.
Professore, ma chi sono le filosofe con i piercing alla topa? La vuole della cocaina? Serva ad arrotondare lo stipendio mentre aspetti di diventare filosofo. Ci si vede fra 7 anni. Sei gaiolo. Sta arrivando. Buongiorno ingegnere, le interessa il settore energetico? Oh, ma che cazzo siete? Quindi, già c'è la faccia di dirigente. Ma come dirigente? Mio, ancora devo lavorare e poi mi andare là su tutta 3 mesi. Invece te ne vai in consiglio di amministrazione. Ma com'è? Allora aspettate un attimo, potete mettere così in felpetta, potete mettere una camicia, una cosettina più formale, una robettina di Zara, che ne so. Portacci tua! E il signorino quasi pensava di campacche web series.